Sono tutti benvenuti in questo nuovo video. Scusate se sono sempre in pigiama, però sono a casa. Allora, procediamo con... Dovevo sbattere la tovaglia prima di fare questo, però va bene lo stesso. Allora, tutto. Sì, io ho una tovaglia in camera, perché a volte mangio in camera. Allora, volevo augurarvi tutti una buona Pasqua. Questo video penso che uscirà forse dopo Pasqua, o magari lo farò uscire a Pasqua, non lo so. Comunque uscirà nel periodo di Pasqua. Volevo fare il video cosa ho mangiato a Pasqua, forse lo farò, però nell'eventualità in cui io non riuscissi, grazie motorino, nell'eventualità in cui io non riuscissi a farlo, ho pensato di farvi questo. Allora, l'ho comprata l'ovo dei Pokémon di Pikachu. Ci faccio il secondo il momento copertina. Non posso farlo perché devo farlo da questo lato qua. Che dite? Va bene così. Io faccio il momento copertina con l'uovo. Perfetto. Ora, sono molto distratta. Comunque, perché questo l'ho pagato. Ho preso il libro che poi l'ho pagato sui 4 euro qualcosa forse. E la seconda arriva a 6 euro. Un po' di Pikachu perché mi piace. Infatti, non andrò a rovinare questa parte qua. Anche se ci hanno pensato già quelli che me l'hanno messo nel sacchetto. Però, vabbè. Allora, comunque è il cioccolato al latte perché a me il fondente fa schifo. Non amo il cioccolato, non picchiatemi, ma non lo amo. Lo prendo perché mi piace tanto. E quindi lo andiamo a scartare. Sono sincera, volevo fare un ASMR, però il problema è che ho troppo, troppo, troppo casino in casa. Questo ve lo terrò. Lo ritaglierò e me lo terrò perché c'è Pikachu. Anche se me l'hanno un po' rovinato. Comunque, è finissimo. Cioccolato al latte con sorpresa. Vediamo la sorpresa. Tanto c'è anche un po' di scratching. Dopo non ho potuto fare l'ASMR, mi dispiace. Però rimedierò. Usciranno altri video cari. Mi trovo anche la cordicella perché a me mi sono andata al decoupage. Tutto può servire. Vedete cani, c'ho. La carta è bellissima, guarda. È tutta di Pikachu. Perché Pikachu è arrabbiato? No, la carta non la prendo. No, la carta è immensa. Allora, tiriamo fuori. L'ho detto, è tanto grande. Ah, guarda, la carta è strabella. Guarda come è bella la carta. Cioè, la carta è stupenda, guarda come è bella. Non so se vedete, ma è piena di Pikachu. No, la carta non la terrò, purtroppo. Ecco, ma a parte ho deciso come la tengo. Scusa per il rumore che sto facendo, però. La parte più bella di tutto è la carta, che non si sfascia nemmeno la carta. Non si tenermela, è proprio bella. Guardate, è piena di Pikachu. Sono emozionata per la carta, ora devo capire dove metterla poi. Per ora la appoggerò con il nastrino, magari ci sta. Tipo così. Con il nastrino. Mi tengo sia la carta. Sono di cioccolato. La carta però vabbè. Ok, la terrò qua. E questo qua poi andrò a fare una cosa che vi farò vedere. Allora, andrò a rimuovere il codice a barra. Così. Ci toglierò questo qua sotto che tanto non ci interessa sapere della cioccolata che non mi piace. Quindi andiamo a fare tipo così. Voilà, non succede neanche questo qua. Faccio anche vedere come io mantengo le cose. So che vi interessa molto. Così metto un po' più di suspense cosa ci sarà dentro. Secondo voi cosa ci sarà dentro? Fatto, ok, ora faccio una lieve curvetta qua. Voilà. Purtroppo qua me l'hanno strappato, sì, persone malvagie. Adesso cercherò di sistemarlo. Così a forma anche di uovo, tipo. E qua ci andrò a mettere un po' di scotch. Non succede, le vuoi leggere anche il mio Pikachu. Lo metterò sempre qua sopra. Ora questa parte qua la buttiamo. Mi sono tenuta anche il mio Pikachu. Mi diceva perché era di Pikachu. Secondo voi ci sarà dentro Pikachu? Secondo me no. Però
Ora, la parte più difficile per me sempre è rompere l'uovo. Guarda, non sono. Aspetta, cerchiamo di avvicinarvi all'uovo con me. Ok, io ora parlo. Non io come cosa sono sicuro di per tenerli in piedi. Vabbè, tanto i miei. Allora, ora spaccheremo l'uovo. Sono 30 anni a spaccarlo. Ah, non ci sono riuscita. Che bella sorpresa, ragazzi. Si accetta una scommessa. Schiette qua. Immediatamente adesso qua nei commenti cosa ci sarà. Io voglio che lo scriviate e indovinate che cosa c'è dentro. Perché era proprio è meravigliosa. Io vi chiedo sempre perché la gente mette gli uovi di Pasqua sorprese di merda. Non lo so. Ed ecco poi un bellissimo Cybeck, se non sbaglio pronunciarlo. Non vedevo l'ora. Ora abbiamo speso 4 euro per un po' di cioccolato. Però è bella, la carta è bella. Un coso che ho scritto Pokémon. E per un affare che penso stia in piedi così, di Cybeck, manco di Pikachu. Del Pokémon più stupido. Cybeck. Vabbè, tanto me l'aspettavo già. Niente, Psyduck, tu sarai il mio quarantesimo pupazzetto inutile. Buttiamo la carta. E beh, saperlo. Un altro Pokémon, non potevo andare. Tristezza, non ci sono rimasta male. Vabbè. Ho spaccato perfettamente in due l'uovo, tra l'altro. Guardate. Perfettamente in due ho spaccato. Da un pezzettino voglio assaggiarlo. Vediamo come sarà. Piccolo pezzettino, solo che al latte, solo che questa parte si è rotta. Non è male. È buono. Dopo lo mangio tutto. In teoria io non potrei mangiare gli zuccheri, però. Ma così troppo grosso muoio. È appena pulito la stanza, sai. Questo poi lo metto io. Cioè, mi piace il cioccolato, però dopo un po' mi sembra che mangio il sapone. Proprio, effettivamente. Sapeva che al latte non è quello come il Kinder, ovviamente, però c'è delle uova a prezzi esagerati, tipo quello della Valcerugia 9 euro. Sì, c'è il 50% sul secondo che acquisti, ma quanto ne compri? 40? No, avessi potuto scegliere, mi sarei preso quello della Valcerugia, quello bianco con le mandorle, però volevo, è proprio simbolico. Ho scollato. Vi auguro una buona Pasqua, una buona vacanza, anche se siamo in casa, divertiamoci comunque. Dimmi se anche voi avete ricevuto delle uova, ve le siete comprate, io me ne sono regalata. Che mi piacciono. Ora allora, molto più il cioccolato.